più avanti, favoriamo, eccoci. Intanto consegniamo il premio, perché questo prima è... cosa, fondamentale. Ecco, vai, facciamoci anche la foto. Giorgio, dai. Una stagione da incorniciare, direttore. Dunque, siccome questo è un premio alla carriera, come diceva giustamente prima Liano, vuol dire che siamo un po' datati, però dalla nostra portiamo un po' di esperienza. Ritengo che questo premio debba essere condiviso sicuramente con tutte le mie squadre con cui ho lavorato, dall'ultimo l'Inter, ma soprattutto con i miei colleghi, con i miei collaboratori che sono qua con me, che sono delle persone squisite, ma dei professionisti che amano il loro lavoro, che hanno una grande cultura della vittoria, il senso di appartenenza, una grande cultura del lavoro. Credo che questi siano ingredienti importanti. Certamente gli attori protagonisti sono i calciatori, però per quanto riguarda la mia esperienza non ho mai visto una squadra vincere in campo se alle spalle non avesse una squadra forte che è rappresentata dalla società. Oppure può capitare un anno, quell'altro anno magari si fa un campionato diverso. Quindi è un premio che devo, appunto, chiaramente sono molto orgoglioso, devo condividere con tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di realizzare il mio lavoro con molta tranquillità e con grande passione. Che ho previsto che Laura ha detto che qui siamo proprio quattro gatti, ed è stato un po' evasivo, la parola passando la palla a lei. E la palla, la risposta l'ha data a lui, quindi è evidente. E che risposta è? Ha detto, dipende da noi. Quindi dipende da voi? Dipende da Piero, sì. Ah, ok, ok, quindi state lavorando. Sì, no, ma credo che tra sorride noi e i nostri giocatori non ci siano mai problemi, perché il grande comune denominatore è la voglia di continuare con noi. Questo è sicuramente un grande sentimento, un grande valore che ci porta, spero, con tanta facilità a raggiungere quell'accordo. Grazie. Bene, grazie. Grazie. Grazie.